Nel corso dell'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne è scoppiata una vera e propria rivolta. La puntata del Trono Over, infatti, è incominciata con la trattazione della delicata questione inerente Claire e Gian Battista. I due protagonisti, dopo essere stati smascherati dalla produzione del talk show, hanno voluto chiarire meglio la loro posizione tornando nuovamente in studio. Maria De Filippi ha dato loro la posizione di farlo. Tuttavia, ciò che hanno rivelato ha peggiorato ulteriormente la loro posizione. Gli animi sono divenuti così concitati al punto che il pubblico ha dato luogo ad una rivolta a Uomini e Donne. Il pubblico in rivolta a Uomini e Donne punto delle Trono Over riesce sempre a regalare tanti momenti di gossip ai telespettatori. Nel corso della messa in onda di mercoledì 13 febbraio, infatti, è stata trattata la questione di Claire e Gian Battista. I due protagonisti sono stati beccati a mettersi d'accordo in merito al comportamento da adoperare in puntata. Per questo motivo, nel corso di una precedente puntata furono pesantemente attaccati da tutti. Dopo una settimana, però, entrambi hanno voluto spiegare meglio la loro posizione. Gian Battista, almeno, si è scusato, ed ha confessato di aver agito in quel modo solo per amore della dama. Claire, invece, è stata molto più sfacciata ed ha continuato a negare anche l'evidenza. Gli animi sono divenuti così accesi al punto che il pubblico ha iniziato una rivolta nello studio di Uomini e Donne. I presenti in studio, compresi Tina e Gianni, hanno esortato i due protagonisti a lasciare per sempre la trasmissione. Dal pubblico è partito un coro al suono di fuori. Fuori, Maria De Filippi, però, ha voluto sedare la rivolta a Uomini e Donne intervenendo personalmente sulla vicenda. La padrona di casa, infatti, ha detto di essere una persona molto educata. Per questo motivo non mette nessuno alla porta. Tuttavia, sta alla coscienza dei diretti interessati capire come agire. Gian Battista ha risposto che ci avrebbe pensato mentre Claire è stata, ancora una volta, sfacciata ed ha detto di voler rimanere. Gianni Sperti vuole occupare lo studio. A quel punto, anche Tina e Gianni hanno iniziato a protestare chiedendo che, invece, i due protagonisti venissero cacciati dalla trasmissione. Insomma, la situazione è degenerata ulteriormente. Il pubblico ha iniziato a fischiare e a borbottare mentre Gianni ha detto, ironicamente, che avrebbe occupato lo studio. Insomma, una vera e propria rivolta nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi, allora, ha reagito rispondendo che Claire sarebbe rimasta solo nel caso in cui fosse arrivato qualcuno a corteggiarla.